Centro ufficio, Viale Teseo Tesei a Portoferraio. Uno sguardo al 2014 dello sport per l'Isola d'Elba appena trascorso con l'assessore allo sport del Comune di Portoferraio, Alberto Bertucci, Comune di Portoferraio che anche quest'anno ha deciso di conferire dei riconoscimenti agli sportivi che hanno dato lustro al paese e non soltanto a Portoferraio. Sì, dunque abbiamo organizzato, anche se un po' in ritardo, perché di solito queste premiazioni vengono fatte entro la fine dell'anno, e questa manifestazione che andrà sabato alle 15 su Ala dell'Ogé, manifestazione sta organizzata un po' velocemente, comunque saremo preparati e avremo da premiare tanti atleti. Allora, fra l'altro abbiamo chiesto a tutte le società iscritte all'albo comunale di Portoferraio di darci i ragazzi che siano distinti durante l'anno 2014 nelle varie attività sportive. Abbiamo avuto questo, però dobbiamo anche mettere in evidenza alcuni atleti portoferraiesi che sono iscritti a società non di Portoferraio. In questa manifestazione hanno collaborato anche l'Acqua dell'Elba, ha collaborato la Proloco, ha collaborato l'Elba Life, e che ci hanno dato un sostegno, dei piccoli premi di riconoscimento a questi ragazzi. E vorrei ricordare che gli atleti saranno circa 40 premiati. Abbiamo la necessità che i ragazzi giovani si avvicinino allo sport, perché lo sport fa bene a tutti, quindi questa manifestazione l'abbiamo aperta anche a tutte le scuole, sia elementari che medie. E avremo anche probabilmente una sorpresa, un testimonial particolare, perché avevamo pensato al nostro concittadino Francesco Costa, ma purtroppo impegnato con la Coppa del Mondo di Bob a 4 non può partecipare.